Ragazzi, ciao a tutti! Avete scritto che dobbiamo tornare a liberare Kabikov dalla prigione. Abbiamo un clone di Kabikov e sono 2 mesi che giriamo film con questo idiota. Quel Kabikov non ci piace affatto. Così abbiamo deciso di tornare e di liberare Kabikov quello normale. Indossiamo le uniformi della prigione per non essere scoperti e abbiamo le borse con gli attrezzi. Allora, Glenn, sei pronto? Certo. Dobbiamo salvarlo. Perché Kabikov... La guardia dorme come sempre. Kabikov! Ragazzi, siete venuti a salvarmi, ragazzi! Aiutatemi, per favore, ragazzi! Ragazzi, sono così contento, sì, ragazzi! Ragazzi, andiamo più veloci. È chiuso. Ragazzi, cosa facciamo? Ragazzi, dobbiamo scappare. La ventilazione. Certo, ragazzi, dobbiamo scappare. Come facciamo a scappare? Attraverso la ventilazione. Ok, ragazzi, guardate, ci sono delle viti. Ragazzi, no, anche io. Apri. Ragazzi, sbrigatevi! Manca ancora un po', forza che sbrigatevi, ragazzi, su, dai, più veloci, forza! Ragazzi, l'ultima vite! Kabikov, senti l'odore della libertà! Sì, ragazzi, vi stavo aspettando! Oh, silenzio! Glenn, dai, non c'è nessun'altra via d'uscita, forza! Cavolo, Glenn, vai più veloce, vai, dai! Che sfortuna! Qualcuno ha mai pulito questa ventilazione? Non credo, dall'apertura di questa prigione. Beh, ragazzi, se così vuol dire che comincia il video. La fuga dalla prigione di cartone challenge. Kabikov, abbiamo deciso di salvarti. Io sono stato lì dentro per 2 mesi. Non so nemmeno quanti iscritti abbiamo già sul canale. Gli iscritti sono 20 milioni. Siamo stufi del tuo clone perché è così stupido. Per questo siamo venuti a salvarti, affinché Kabikov non sia più stupido. Ragazzi, grazie, batti 5. Ragazzi, continuate a chiederci come facciamo a fare così tanti video. Avete scoperto il segreto? Perché abbiamo dei doppioni. E dato che ci sono 2 Vlad, dobbiamo ottenere il doppio dei mi piace. Quindi non siate pigri e mettete mi piace sotto a questo video. E noi cominciamo. Siete pronti? Quali idee abbiamo? Io vedo una porta, ma non si apre. Dietro di c'è un'altra porta. E là? Ancora un'altra porta. 4 porte. Vogliamo ascoltare cosa c'è dentro? Allora. No, assolutamente non da quella. No, ragazzi, non è qui, Glenn. Ragazzi, non credo affatto che questa sia una porta. È un trucco con il nastro adesivo. Qui ci sono 3 porte. L'ultima porta. Che succede, Vlados? Non sento nulla. Forse dovremmo guardare dal buco della serratura? C'è una stanza lì dentro! Dobbiamo andare lì, ragazzi! Prendi la pala! Tieni! Oh, ragazzi! Le palline! Ma che palline! Palloncini e polistirolo! Che razza di stanza è questa? Dai, entra! Ragazzi, c'è una serratura! Pensiamo in modo logico. Beh, serve la chiave di sicuro. Forse è nascosta da qualche parte in questa piscina. Ci sono palloncini e molte palline piccole. Cominciamo a controllare le palline normali. Ok, non c'è niente qua, non c'è niente dentro. Ragazzi, la chiave! La chiave! Grande.
Ragazzi, vedo l'inizio di un tunnel con degli ostacoli. Bisogna arrampicarsi. Vado. Vai, veloce, veloce, veloce. Ah, frittelle! Cosa c'è? C'è una pista di scotch. Sbrigati, Vlad. Ah, si sta attaccando ai miei capelli. Vlado, sbrigati, sbrigati. Ci sto provando. Ragazzi, cosa? Aiutatemi, mi sono ingarbugliato. Niente, più veloce, più veloce. Veloce, dai, su. Adesso ti farà male. Ragazzi, grazie. Ragazzi, non entrerò mai più in un tunnel per primo. Vlados, non ce n'è bisogno. Qui abbiamo 3 tunnel. Frittelle! Che idea avete? Ragazzi, io l'ho visto nei film, dobbiamo dividerci. Sì, ho visto anch'io. I personaggi si dividono per risparmiare tempo e trovare una via d'uscita più veloce. Ma nei film un eroe è destinato a rimanere intrappolato e gli altri due devono tirarlo fuori. Cavolo, fa troppa paura anche solo entrare. Non voglio che ci dividiamo. Ok, ragazzi, non abbiamo scelta, dividiamoci, io vado laggiù. Cavolo, Glent è così coraggioso. Beh, io e te andiamo. Tu vai lì, io vado di là. Andiamo. Cosa sono questi interruttori? Non succede niente. C'è una specie di porta qui. Non c'è una serratura qui. Sembra che sia automatica. Dobbiamo capire come aprirla. Dobbiamo provare ad aprire il pannello. Ho con me queste pinze e c'è poco, pochissimo tempo. Oh, ragazzi, siamo vicini. Vicini. Qui c'è una specie di tastiera. Proviamo a scrivere qualche comando, tipo... open. Forse start. Ok, non siamo riusciti a fare nulla con questa tastiera. Abbiamo un sacco di fili diversi qui dentro. Non si capisce a cosa siano collegati. Ok, vedo che ci sono 2 fili. Uno rosso e uno rosso. Entrambi sono scoperti, dobbiamo provare a collegarli. Di solito nei film funziona, ma sono molto preoccupato. Beh. Credo che funzioni, ragazzi. Che il tempo sta per scadere, dobbiamo andare avanti. Che cos'è quello? Caspita, che cos'è? C'è un'altra stanza lì dentro. Cavolo, credo che dividersi sia stata una pessima idea. Nei film non finisce mai bene. Ok, non è il momento di farsi prendere dal panico. Cosa vedo? È una presa d'aria. Ok, è chiusa. Fa niente. Sono di metallo. Questo deve essere l'ascensore. I pulsanti. Ma non si ferma. Dobbiamo controllare una cosa. Avete sentito? Questo significa che l'ascensore si muove, ma qui c'è scritto che non si ferma al mio piano. Questo significa che l'unica via di uscita è attraverso le bocchette. Ma come faccio a entrare? Forse ho un attrezzo. Nastro adesivo, portamatite a 4, con la stick. No, basta, dobbiamo provare con una lima. Ragazzi, ci vorrà una vita. Questa non è un'opzione. Il tetto? Cos'è? Ok. Oh, ragazzi, è il vano dell'ascensore. Ci sono 3 piani qua sotto. Dei cavi. C'è un'idea. Vano, ascensore, ascensore. Funziona! Come posso usare questo? Ho un'idea, ragazzi. Ok, si è rotto qualcosa. Oh, che potenza. Allora, ragazzi, provo ad avvolgere una corda intorno alla grata. Chiamiamo l'ascensore e la grata dovrebbe staccarsi. Ok, nodo marino. Bene, è il momento della verità. Funziona, 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 dai, dai, dai. Ragazzi, avete visto? Nuova mossa. Il mio viaggio è appena iniziato. Ok, bene, la nostra avventura inizia. L'importante è non sbagliare da nessuna parte. Ma io ho una grande paura. Allora, questa è una biblioteca? Ci sono dei libri qui dentro.
Allora, ok, oggi i libri non mi interessano, sono più interessato a questa porta. Cavolo, qui non c'è niente, niente chiavi, niente serratura, sembra sia automatica. E non posso entrare perché i ragazzi avevano qualcosa con sé, mentre io non ho portato niente. Ok, dobbiamo guardare il lato positivo, come nei film. Potrebbe servire un po' di logica. Penna. È trasparente. È una luce UV. Forse c'è un messaggio scritto da qualche parte sulla maniglia. Posso leggerlo e aprire questa porta. Ok, per questo devo spegnere le luci. Bene, vediamo cosa abbiamo qui. Guardate, c'è qualcosa qui, nel mezzo del cammin di nostra vita. Beh, questo è Dante. Forse dovremmo trovare il suo libro. Oh, Dante, allora c'è altro scritto. Oh, il quel ramo sperduto del lago di Como. Questo è Manzoni. Ed anche Manzoni, guardate, che altro? Cosa vi pare? Beh, questo è Pirandello, Verga. No, ci serve Pirandello. Pirandello, eccolo. La porta è ancora chiusa. Un'altra iscrizione. Pinocchio ebbe paura della balena. Bene. Questo è Goldoni. Stiamo cercando un libro di Goldoni. Ok, il dizionario, Goldoni. Allora, cosa abbiamo? Dante, Goldoni, Pirandello, Manzoni. Ho capito, era una parola in codice. Va bene, basta così, lasciamo tutto e andiamo via. Oh, quindi cosa c'è qui dentro? Ci serve una chiave, una porta, qualcosa. Oh, vedo una porta. Non riesco ad aprirla senza chiave. Sembra che dovremmo andare nei bagni, ragazzi. Non voglio farlo, ma il tempo stringe. Va bene, tuffiamoci. Quindi chiaramente la chiave non c'è. Andiamo avanti. Qui c'è un intero secchio di ramen ed è ancora caldo. Cosa abbiamo qui invece? Non voglio entrare lì dentro, non so nemmeno cosa sia, sembra una schifezza. Basta guardare il colore. Oh, uno slime! Un secondo, aspettate. Ho trovato qualcosa. Oh, è un laser. Posso provare a tagliare la porta con il laser. Proviamo, non abbiamo più tempo. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa adesso. La porta non si apre così. C'è solo una via d'uscita e ora proveremo a romperla a calci. Andiamo. Oh, ce l'ho fatta. Dove sono finito? Immagino che questo sia l'ufficio del direttore della O. Questo sono io, in realtà. Siamo tutti noi, tutti noi. Cosa c'è sulla scrivania? Documenti, test, correttore di bozze. Dei documenti molto importanti. Oh! Oh, la guardia. Oh, la guardia di sicurezza sta ancora dormendo. Significa che sta andando tutto bene. Cosa abbiamo qui? Come facciamo uscire da qui? È la sala delle armi! Fritelle iscritti, grazie mille per averci ispirato a questo viaggio, ragazzi! Se non fosse stato per voi, non saremmo nemmeno andati a cercare Kabikov e grazie che lasciate i commenti! Ragazzi, se uscirò da questa prigione, vi prometto che li leggerò tutti quanti! Scrivete, possiamo parlare lì! Ok, diamo un'occhiata in giro, che cosa c'è qui dentro? Oh, un blaster di Fortnite! Un blaster ad acqua! Wow, le fionde! Spade di Minecraft! Quante armi! Adoro le armi, ragazzi! Ok, ok, basta! Dobbiamo essere seri, non è uno scherzo! Niente distrazioni, devo concentrarmi sulla fuga! Ok, cosa c'è qui dentro? Cos'è questo? Oh! Guardate! Anche un bambino potrebbe risolvere questo indovinello. Devo colpire il bersaglio e succederà qualcosa. Ora devo scegliere la pistola giusta. Ah, queste delle dimensioni giuste. Questo blaster mi piace molto perché sapete qual è il suo pregio? Non ha bisogno di batterie. Lo carichi così e... però mi servono delle munizioni.
Credo che una scatola di munizioni dovrebbe essere così. Oh, sì, guardate quante munizioni! Guardate quante che ce ne sono! Lo porterò con me! Allora, sono pronto! Si sono aperte due porte! Davanti a noi c'è un enorme tunnel! Ragazzi, guardate! Credo che la libertà sia molto vicina! Mi chiedo come stiano Glent e Kabikov! È stata un'esperienza interessante. Dove sono ora? Coca-Cola? Banane? Ho capito, è un magazzino di alimentari. Ecco la porta. Non si apre, riflettiamo. Ricordo un esperimento di quando andavo a scuola. Lo proverò a fare e proverò ad aprire questa porta. Mi servirà la Coca-Cola, aceto, bicarbonato di sodio, tappo di vino, nastro adesivo e il tè. Bene, beviamo un po' di Coca-Cola. Abbiamo mezza bottiglia di Coca-Cola, abbiamo l'aceto, lo apriamo e lo aggiungiamo alla Coca-Cola. Poi prendiamo una bustina di tè, tagliamo il filo, lo apriamo e buttiamo via tutto il tè che c'è dentro. Quello non ci serve in realtà. Bene, così. Poi prendiamo il bicarbonato di sodio, lo mettiamo nella bustina del tè e lo leghiamo con uno spago. Quindi la Coca-Cola con l'aceto e la bustina di bicarbonato sono pronti. Ora mettiamo il tappo. È perfetto. L'unica cosa da fare è sigillarlo con il nastro adesivo. Ora arriva la parte più divertente. Ora, grazie a questa costruzione, cercheremo di demolire la porta. Appendiamo la bustina di tè, la copriamo con il tappo. Bene, proviamo a demolire la porta. Giriamo la Coca-Cola, la agitiamo e... Avete visto? Sono stupito da come è scoppiata. Ma la missione è compiuta e passiamo alla stanza successiva. Qua non c'è nessuno. Oh, chi è lì? Glent, sei qua? Sì, sono qui. Vlados, dove sei? Sono qui! Sei dietro il muro? Oh, sì, sono qui. Ok, devo raggiungerti in qualche modo. Ah, sei così vicino. Dove sei? Sono nella stanza del direttore della prigione. Wow, io sono in palestra, immaginati. Ci sono dei guantoni qui dentro. Ragazzi, chi fa box? Sto tirando bene i pugni. Oh, che manubrio pesante. Oh, dei bastoni. Gio. Ragazzi, segno o no? Vlado, smettila di divertirti. Ok, va bene. Idee. Pensa. Ragazzi, ho un'idea. Ho del nastro adesivo nello zaino. Ne avrò bisogno. Ho anche un manubrio e un bastone. Se unisco le due cose, otterrò una mazza. Beh, con una mazza del genere posso rompere qualsiasi muro. Glent! Cosa? Allontanati da quel muro. Ok. Glent, non funziona. Pensa a qualcos'altro. Un'altra idea, ragazzi. Dobbiamo tornare nella sala delle armi. La sala delle armi? Cosa? Ok, pistoloni ad acqua. Bene, mangerò il muro e poi lo abbatterò con calma. Andiamo. Cosa stai facendo? Glent, siamo in una prigione di cartone. Ho un pistolone ad acqua e sto per bagnare il muro, così posso arrivare facilmente da te. Preparati. Geniale. Vado, se il cartone comincia già a bagnarsi. Beh, penso che riuscirò ad abbatterlo. Uno, due. Glentino. Grande. Follia, cos'è questo? È l'ufficio del direttore della prigione. Oh, siamo noi! Frittelle, perché siamo qui? Forse per aver preso il controllo di YouTube. Cavolo, ho dimenticato lo zaino, torno subito. Va bene, Glentino, dobbiamo andarcene. Sì, guarda, la guardia sta ancora dormendo, qui è tutto a posto. Allora, cosa c'è di utile qua? È una pianta dell'edificio? Ma dai, e dove siamo noi? Non capisco. Ragazzi, bisogna studiare a scuola e all'università, così capirete, qui è difficile. Oh, gli adesivi a quattro! Dobbiamo guardarci intorno. Perché dobbiamo guardarci intorno? Dobbiamo uscire dalle sbarre. Vlados, cosa c'è? Guarda qui subito. C'è una specie di pulsante rosso. Sì, un pulsante rosso. Rilassati, sei sicuro di volerlo prendere? Sì, voglio davvero farlo. Vlados, credo che sarà un errore. Il pulsante rosso è nell'ufficio del direttore della prigione.
Cosa hai fatto? Oh, dobbiamo uscire, il guardiano ci sentirà. Oh, si è svegliato. Lados, dobbiamo uscire da Glent, qui. Glent, per favore, veloci. Cosa adesso? Dai, io ti copro. Eccomi. Vai, la corda. Lega la corda, la corda. Dobbiamo unire le forze, forza. Facciamolo insieme. Uno, due. Si è spaccata. Ce l'abbiamo fatta. Veloce, veloce, veloce. Ok, bende, cotone, acqua ossigenata, guanti. Credo che questa sia l'infermeria. C'è una porta. È di nuovo chiusa. Ok, cos'è, un'altra porta? Ah no, è cartone. Ok, dobbiamo trovare qualcosa per aprire questa porta tra questi oggetti. Cotone, guanti. Oh, un fonendoscopio. Non chiedetemi come faccio a sapere questa parola. Sentiamo cosa c'è dietro questa porta. Oh, sento i ragazzi. Ci sono Glent e Vlad. Ragazzi, sto venendo da voi. Dobbiamo trovare qualcosa per aprire questa porta. Ok. Il tubo? No, non capisco. I guanti? Sono per la sicurezza. Sembra che ci sia qualcosa nel kit pronto soccorso. Oh no, niente. Ok, una bottiglia di acqua ossigenata. Oh, un tonometro. Ok, credo di avere un'idea. E se io prendo e infilo la bottiglia nella manica, inizio a pompare e la pressione fa saltare il tappo e fa saltare quella porta? Forza, proviamo. Che cosa è stato? Il tappo è saltato fuori! Ce l'ho fatta! Guardate cosa è successo alla porta! Ragazzi, sto venendo da voi! Oh, cos'è stato? Oh, Kabikov! Ragazzi, sto venendo da voi! Oh, Kabikov, grande! Cos'è quella sirena? Abbiamo svegliato la guardia! È già corso nel tunnel! Ragazzi, dobbiamo scappare. Dai, in fretta! Sbrigatevi. Forza, ci vediamo presto! Siamo quasi insieme! Kabikov, presto, 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 Frittelle, presto! Cosa facciamo? Sì. Che facciamo? Forza, usciamo! Dove siamo? Questa è la nostra uscita! Possiamo fare qualcosa? Ragazzi, venite qui subito! Abbattiamo la colonna e poi abbattiamo la porta con la colonna! Sembra stupido, ma andiamo! Uno, due, tre! Piano, attenzione, tutti insieme! Uno, due, tre! Ce l'abbiamo fatta! La libertà! Libertà, fuori! Finalmente, libertà! Fuori! Sì, libertà! Ragazzi, libertà. Sono così felice di vedervi! Ora abbiamo il vero Kabikov! Incredibile Kabikov! Ragazzi, svegliatevi! Guardate, dove siamo? Dove? Siamo su un'isola! Sabbia! Kabikov, sembra che hai ragione! Siamo davvero su un'isola circondata dall'acqua! Guardate! Mi chiedo se possiamo uscire da qui! E comunque, dove siamo arrivati? Non ricordo nulla, ma fa molto caldo qui! Ragazzi, il telefono, prova a vedere se c'è rete. Beh, siamo su un'isola, ovviamente non c'è connessione. Cavolo, non funziona niente, né YouTube, né Instagram, né TikTok. Ragazzi, cosa facciamo? Kabikov, penso che questo sia l'ultimo dei nostri problemi. Beh, non lo so, ragazzi, per me è un vero tormento. Che hai con i capelli, eh? Cosa con i capelli? Sono arancioni. Ragazzi, il sole gli ha bruciato completamente i capelli. Io sto bene, ragazzi. Sì? E io? Beh, sei rasato a zero, come sempre, solo hai una tipo di collana. Sei stata una festa? Non lo so, forse. Esploriamo quest'isola e scopriamo cosa c'è qui, ragazzi, dai. Andiamo. Guardate, ragazzi, ci sono tre bastoni che non si capisce bene. Questa è la base per una capanna. Oh, oppure qui i rami sono arrivati dall'oceano. Sarà possibile fare un riparo dalla pioggia, ragazzi. Guardate, ho trovato delle conchiglie, ragazzi, e sento il rumore dell'oceano. Ma che conchiglie che siamo qui di fronte all'oceano? Ah, giusto. Ok, e questo, ragazzi? Oddio, fa paura! È una specie di totem! Nei film di solito vengono eseguiti qui tutti i tipi di riti magici! Forse è un dio dell'isola, o un dio del sole, o un dio dell'oceano! E dovremo pregare perché ci salvi! O magari questo è il dio di YouTube! Oh, yo, ave, ave, mamma, e mettete un like, iscrivetevi al canale! Scrivete i commenti! Ragazzi, sembra che abbia davvero funzionato, sono partiti davvero i like! Ora mi sento al sicuro e non ho più paura della pioggia. Ragazzi, comunque il tetto sopra la testa è garantito. Ragazzi, credo che non possiamo andare via da qui. Guardate, c'è uno squalo! Sirioga, stai lontano dall'acqua. Dovremmo sopravvivere qui e sperare che una nave o un aereo ci salvino. E dovremmo mettere dei ciottoli per scrivere SOS per farci notare. Oh, ragazzi, qui qualcuno ha fatto un falò da poco, è ancora caldo. Sì, che cos'è? Ragazzi, è caldo.
Questa è una nota, ragazzi! Finalmente degli indizi! Sì, vedo le lettere lì! Sono tutte sfide! Benvenuti nella mia isola! Siete pronti a sopravvivere? Pronto! Colui che dura fino alla fine riceverà $1000! Ma non sarà facile farlo! Dovrete superare le challenge per ottenere acqua e cibo! Questo è il dio che ci darà le risorse! Acqua, voglio solo bere. E soprattutto al tramonto dovrete decidere chi lascerà l'isola. È come in un torneo, voteremo. Io voto subito per Kabikov. Alla fine ne rimarrà solo uno e riceverà i soldi. Chi sarà il vincitore dipende da voi. Bene ragazzi, ognuno per se stesso. Ho scritto, è impossibile uscire da qui. E anche è vietato toccare l'oceano. Questa ragazzi è la regola della sfida ed è meglio non far arrabbiare il dio di quest'isola. La prima challenge è aprire la scatola, ma prima dovete trovare la chiave giusta nella sabbia. Ma c'è così tanta sabbia? E ancora, con amore e rispetto, dio dell'isola. Ci sta anche deridendo, con amore e rispetto, su un'isola del genere, ma guardate un po'. Oh, scusa, ma che scusa, hai fatto? Ragazzi, lo cacciamo via per primo. Ci sta veramente prendendo in giro. Ma il dio dell'isola ci sta aiutando a fare un fantastico video sul nostro canale. Se il dio ci sta aiutando, anche i miei piaci devono arrivare a milioni. Ragazzi, provate a indovinare chi di noi vincerà e sopravviverà su quest'isola deserta. Vincerà solo una persona. Oh, ok, beh, con tutto questo ho dimenticato la cosa più importante. E ciao a tutti, mi chiamo Vlada 4, Glent, Kabikov, Serioga. E a giudicare dalla nota, questo video si chiama Chi è l'ultimo a lasciare un'isola deserta riceverà $1000. Per alcuni giorni sopravviveremo su quest'isola, prenderemo il nostro cibo, l'acqua, passeremo attraverso varie sfide e prove, ma alla fine della giornata voteremo e decideremo chi lascerà quest'isola. Ok ragazzi, ancora una volta, aprite il cassetto, dove possiamo trovarlo? Oh, il dio dell'isola ci ascolta! Frittelle! Quindi, beh, per qualche motivo è lontano! Non si può solo nuotare? No, ma che tipo di assurdità? Perché non calpestare l'acqua? No, Kabikov, guarda, qui è scritto direttamente è vietato toccare l'acqua! Questo è il dio dell'isola l'ha scritto! E allora, cosa succederà? Ecco, guarda! Oh mio Dio! Dopo aver costruito la capanna ho visto un enorme bastone, possiamo provare a prenderlo. Dai! Eccolo qui. Qui, sulla penisola. Dai, quasi, quasi. Ora il bastone si rompe, ragazzi, dobbiamo stare attenti. Andiamo ragazzi, tutti insieme. Tira, tira. Tenete, non toccare l'acqua. La scatola nera è estratta, ma è chiusa a chiave, ragazzi. La nota dice, devi trovare una chiave adatta nella sabbia. Quindi cerchiamo. Andiamo. Prenderò questa spatola, cercherò così. La chiave nella sabbia, frittelle. Ragazzi, ho trovato un osso. Buttalo via. Forse è un osso umano e noi non siamo i primi qui. E queste persone non hanno concluso le challenge. Ragazzi, beh, ma siamo i migliori al mondo nelle challenge, quindi dobbiamo farcela! Cerchiamo la chiave, ragazzi! Ragazzi, ecco la chiave! Proviamola! Andiamo, frittelle! Cosa c'è lì dentro? Se ci fosse una bistecca... Oh, acqua! Sono il primo a bere! Ehi, basta, dai, basta! Ok, nascondiamola! Abbiamo ancora qualche giorno da vivere qui. Abbiamo preso e bevuto metà delle nostre scorte in una volta. Bene, l'acqua è al sicuro. Questa è la nostra risorsa più preziosa. Senza di essa non possiamo vivere. Oh, allora cosa abbiamo qui? Una rete? Alghe! Ho sentito da qualche parte che le alghe sono molto utili per proteggersi dal calore e dalle ustioni. Dobbiamo fare una maschera di alghe. Stai bene? Serioga, mi sembra che tu abbia preso un colpo di sole. Ascolta, Serioga, forse vai alla capanna, all'ombra. Ok, sì. Ragazzi, dobbiamo tenerlo d'occhio. Allora, funziona o no? No! Quando arriva la prossima nota, sono già stanco di stare qui. Oh, ragazzi, avete sentito? Ho quasi rotto il cocco. Solo accuratamente, non lo distruggere, piano. Frittelle, lo hai sfrittellato!
E secondo ragazzi, non sentite l'acqua? Ehi, Sirioga! Ma cosa stai facendo? Che fai? Si è bevuto già mezza bottiglia d'acqua! Accidenti ragazzi, ho tanto caldo, non ce la faccio, perdonatemi per favore. Sirioga, bisogna tenerti proprio sotto stretto controllo. Un altro errore e ti avvolgeremo con la catena. Fritelle, va bene ragazzi, non lo faccio più. Forza, entra nella capanna. Ragazzi, sta facendo buio, bisogna accendere il fuoco. Allora, quali idee? Ragazzi? Ho una scatola! Solo un fiammifero! Raga, mettete un po' di musica drammatica! Pronti? Sergei! Vai alla capanna! Vai, vieni qua, vieni! D'accordo, è colpa mia. Ok, ragazzi, ho trovato due ciottoli appuntiti molto interessanti. Fidatevi di me! Oh, ecco, hai visto la scintilla partita! Il fuoco arriva! Va, ancora! Bruciamo la scatola di fiammiferi! Ragazzi, date un'occhiata! Mescoliamo! Brucia! Oh, bello caldo! È arrivata la sera e mi sembra che sia giunto il momento, ragazzi, di votare! Sono d'accordo! È ora di eliminare qualcuno da quest'isola! Bene, ragazzi, voteremo come nell'ultimo eroe! Abbiamo bisogno di una brocca, di pezzi di carta vuoti e di una brace con cui scriveremo su questi pezzi di carta! Io ho visto una brocca vicino alla palma! Sì, vedo! Ognuno di noi scrive il nome del contendente per l'eliminazione, ma per chi voterà la maggioranza, quello viene eliminato. Diamine, ho già preparato tutto in questa brocca. C'è un pezzo di carbone e molti, molti pezzi di carta. Vai, Sirioga, vai a votare per primo. Clint mi ha portato via l'acqua, non è stato piacevole. Io voto contro Sirioga. Ha starnutito sul fiammifero mentre accendevo il fuoco. Io voto contro Vlad A4 perché devo sbarazzarmi dei concorrenti forti. Tanto più che voglio prendere i $1000 da solo. Io voto contro Sirioga perché è davvero un po' fritellato. Si è bevuto l'acqua, ha spento il fiammifero. Non vogliamo una persona così nella squadra. Quindi il conteggio dei voti. Primo voto per Sirioga. Un altro voto contro A4. Voto per Glent. E l'ultimo voto per Sirioga. E si scopre che Sirioga ci saluta e lascia l'isola. Io prenditi Sirioga. Aspetta, ma come? Wow! Fritelle, ragazzi, ora siamo rimasti in tre. Tutti questi totem e dei non sono affatto uno scherzo. Ragazzi, dobbiamo giocare secondo le regole. Accidenti, ragazzi, non abbiamo avuto cibo per tutto il giorno. Voglio mangiare. Ragazzi, ho una proposta. Mentre non siamo ancora sconvolti dalla fame, suggerisco di andare a letto il prima possibile e domani aspettare challenge e cibo dagli dei dell'isola. Metto dei ramoscelli affinché il fuoco non si spenga. Io vado a dormire sotto la palma. Buonanotte, ragazzi. La capanna è libera. Beh, almeno dormo sotto un tetto. Sveglia ragazzi! Quanto tempo è passato? Il falò si è spento. Bene, dovremmo riaccenderlo di nuovo. Ragazzi, ma cosa mangiamo per colazione? Sembra che abbiamo un'altra nota per colazione, ragazzi, guardate. Oggi il cielo nutrirà i più precisi. E cosa significa questo? Bene, finiamo la bottiglia d'acqua. Ehi, io? Allora, cosa ti lamenti? C'è ancora mezza bottiglia. Kabikov si è appisolato, Fritelle, Kabikov! Ragazzi, ho una tale mancanza di cibo nel mio corpo che voglio solo sdraiarmi e non fare nulla. Kabikov, svegliati! Guarda, questo è il bottino che ci è stato inviato! Ma guarda, non possiamo raggiungerlo, vedete? Beh, si può prendere, bisogna semplicemente essere precisi. Dai, proviamo! Bene, pronti? Kabikov! Glentino, scuotilo! Oh, wow, altre due noci! Ragazzi, questa è l'ultima noce di cocco! Ragazzi, non ci sono più noci di cocco! Osso! Ladone, proviamo a lanciare la cosa più preziosa. Ragazzi, chi non ha chiuso il tappo della bottiglia? Mi sa che sono stato io. Ragazzi, rimangono solo conchiglie.
Oh, Gabikov ha colpito! Vola, vola verso di noi, ragazzi! Cosa fate? Sono io il più preciso. Ehi, tu stavi steso lì, non facevi niente. L'ho dato io e il pacco. E chi ha suggerito di lanciare la conchiglia? Che cosa c'è lì dentro? Cosa c'è lì dentro? Ma capito che non sia altro. Senti, votiamo contro di te. Ok, ragazzi, ho una proposta. Adesso dividiamo metà in tre e la mangiamo. E l'altra metà per più tardi. Ragionevole. Accidenti, pizza. In generale, bello. Basta fare le challenge, giocare secondo le regole. Peperoni su un'isola deserta. Cosa potrebbe essere? Lo nascondo io, tanto più che ho l'idea di fare dei pali in modo che nessuno possa venire a prendersi la nostra pizza. Dai. Ragazzi, ho un coltello con me. Da dove? Dove Kobikov aveva i fiammiferi in tasca. Ma io non ho niente. Con questo coltello affilierò dei bastoncini in modo che nessun animale possa avvicinarsi alla nostra pizza. Specialmente Kobikov. Ragazzi, ci sono conchiglie così belle sulla nostra isola. Mentre i ragazzi fanno le loro cose lì, io ne ho trovate tante e sto facendo un braccialetto molto carino. A proposito, ragazzi, scrivete nei commenti: voi raccogliete le conchiglie al mare? Rispondete nei commenti sì o no e io faccio un braccialetto. Ragazzi, ho deciso di fare una cosa davvero utile. Questa iscrizione credo potrebbe salvarci. Pensate, se un aeroplano volerà, la notterà e ci salveranno. Scrivo SOS. Ora scriverò ancora: iscrivetevi al canale. Forse uno spettatore passerà in aereo senza pulsante grigio, vedrà la mia scritta e si iscriverà. Siamo qui da due giorni, presto la barba inizierà a crescere. Mi chiedo quanti mi piace mettete sotto i video, ragazzi. In generale, quanti follower abbiamo già? 24 milioni o 25? Come vola il tempo. Oh, sono stanchissimo. Però adesso la nostra pizza è al sicuro, ragazzi. Diamo un'occhiata. Au! Fai attenzione. Ma come la prendiamo poi? Non puoi passare da nessuna parte. Non ci ho ancora pensato. Non importa, se vogliamo mangiare molto, un modo lo troveremo. Iscrivetevi. Kobikov, che stai facendo? Io ho fatto un braccialetto, te lo regalo. Oh. Che lecchino! Glenn, vuoi un massaggio? No, per ora no, grazie. In realtà, ragazzi, sta già facendo buio e dovremmo accendere il fuoco e votare. Io proverò a fare una canna da pesca. La verità è che non ho un gancio. Proverò prima a pescare con la lenza, forse sarò fortunato. Io accenderò il fuoco, forse. Bene, Vladone, come va con il pesce? Non molto. Beh, è già sera ed è ora di votare di nuovo, ragazzi. Questa volta voterò io per primo. Quindi io voto contro Kobikov. Il ragazzo è astuto, non è chiaro cosa aspettarsi da lui. Sembra fingere di essere un amico e poi... Hop! Non mi fido. Non è stato possibile buttarlo fuori la prima volta, ma ci riproverò. Resiste troppo bene, non mi piace questo. Io voto per Glenn, perché ha reagito in modo poco sincero al mio regalo. Io mi sono impegnato così tanto. Bene, ragazzi, vediamo chi viene eliminato oggi. Allora, un voto per Kobikov, un voto contro Glent. E ora si deciderà, un voto per A4. E quindi cosa vuol dire? Perderemo tutti. Dovrebbe esserci una maggioranza. Allora? Che cos'è? Ragazzi, abbiamo un pareggio. Tutti hanno un punto e forse nessuno lascerà il gioco ora. Ok, restate. Sono contento che vi odiate già un po'. Va bene, non c'è niente da fare, andiamo a letto. Domani è un nuovo giorno, nuove challenge. Questa volta io dormo nella capanna. E io vicino al fuoco. Per ogni evenienza lascio la canna da pesca e dormo. Ah, torta. Sveglia, pronto, Vladone? Oh, gente! Di nuovo niente. Avresti dovuto sputare tre volte. Beh, non è troppo tardi. Ora la lascerò forse qualcosa a bocca. Ragazzi, ci è rimasta mezza pizza. Ora la mettiamo sul fuoco. È stato Kobikov. Io non ho mangiato niente. Votiamo per Kobikov. Non mangerei mai la scorta di cibo. Sì, certo. Dov'è la pizza? Non lo so. Non va bene. Niente acqua, niente cibo. Accidenti, i bastoni sono insipidi. Prova a scuotere di nuovo. Quindi forse c'è qualcosa nelle reti. Ragazzi, posso mangiare la sabbia? Ma sei pazzo? Cosa insegni agli spettatori? Mangiate mai la sabbia. Oh, ragazzi, ho trovato qualcosa. Qui il pesce secco è stato avvolto nelle reti. Ma io non mangio il pesce in nessuna forma. E anche quando sarò molto molto affamato non credo che lo mangerò. Oh, pesce, dammelo! In una situazione del genere qualsiasi cosa va bene. Accidenti, potrebbe esserci una noce di cocco nella sabbia qui da qualche parte. Che ne dite? Ti piace?
Sì. Accidenti, beh, è fortunato, lui ama il pesce. Sì, anche la pizza ha mangiato stanotte. No, non ho mangiato sta la bene. Pizza. Vai a pescare. Grande idea. Ride bene chi ride ultimo. Noi non siamo su un'isola normale. Non si sa cosa può abboccare. Abboccato. Ragazzi, non è un pesce, ma sembra una nota in una bottiglia. Non abbiamo bisogno di una bottiglia. Non inquinare l'oceano, allora, eh? La spazzatura negli oceani e in generale qualsiasi contenitore non si butta. Leggi la nota, dai. Una grande nota! Cosa c'è scritto? Quindi Kabikov viene eliminato dall'isola in questo momento. Non dire bugie. Scherzo. Vedo che avete molta fame. Avete una possibilità di ottenere l'ultima scorta di cibo. Compito: tagliare le corde e prendere la frutta. Ragazzi, la corda è qui, la frutta è qui. E qui cos'è che ci ha portato il mare? Un macete. Bene, facciamo un colpo per uno? Sì. Wow! Oh, la roccia ha salvato i frutti e non sono caduti nel mare! È pesante, ragazzi! Ne abbiamo ancora abbastanza per 3 giorni! Allora? Oh, è quello! Frutto del drago! La banana è molto nutriente! È un mangostano! Sì, e questo è maracuja! Ragazzi, ho già mangiato una banana! Ragazzi... Dai! Grant, stavamo dicendo perché inquinare l'oceano, ma noi abbiamo un oceano che non puoi calpestare, guardate! E la spazzatura è sparita! Utile! Mais qua! Beh, possiamo accendere il fuoco, l'acqua non c'è, altrimenti lo bollivamo! Perché è buono anche crudo! Guardate cosa ho trovato, una barbabietola, cosa ci facciamo? Si può piantare e poi darà dei frutti. Oh, questo è proprio come in un orto. Ragazzi, realisticamente se la piantiamo possiamo vivere infinitamente qui. Se votiamo ogni giorno tu per Kabikov, Kabikov per me e io per te, allora vivremo qui a tempo indeterminato. Sì, ora abbiamo cibo infinito e possiamo piantare mais e barbabietole. Dio, hai capito? Abbiamo vinto! Mi dispiace. Cos'altro rimane? 2 arance, forza, Dio per favore, noi siamo tuoi amici. Ragazzi, nascondiamo anche questi frutti, un po' di merenda e questo va in un posto sicuro. E Kabikov, non guardare dove li nascondo, per ogni evenienza. In modo che i ragazzi non vedano e non sappiano nulla, lo metterò qui. Lo avvolgerò poi con una catena, lo chiuderò con una serratura e terrò la chiave per me. E poi di sicuro nessuno mi toglierà nulla. Inoltre posso convincere i ragazzi a votare per me, io condividerò il cibo. Mi sento come un vero Kabikov. Oh, l'isola è magica, quindi tentativo numero 2. Kabikov, sono stanco di suonare per il tuo TikTok. Accidenti, ragazzi, mi manca così tanto TikTok. Mi hai visto come sono bene con la bottiglia? Gulient Kabikov, Gulient Vlada 4. 1 milione di like per il tuo talento. Ragazzi, sapete cosa mi dà la forza? Cosa? Giochiamo per una frittella di dollari. Non dimenticatelo. Pertanto dovremo sopportare. Bene, niente, presto farà buio, arriva la notte, è ora di un altro voto. Chi accenderà il fuoco? Non sono io. Va bene, abbiamo bisogno del fuoco. Ragazzi, non vi sembra che sia particolarmente freddo oggi? Sai perché? Probabilmente siamo in Africa, perché ci sono notti molto fredde in Africa. Invece io credo che oggi faccia freddo perché uno di noi se ne va oggi. E chi sarà? Io vado a votare. Non spiegherò nemmeno nulla, semplicemente voto contro Glent. Ragazzi, il prossimo. Dunque, in realtà sono stato io a mangiare la pizza di notte. Ero così affamato, così desideroso di mangiare. Sì, ho mangiato io la pizza, ma sapevo che Vlad avrebbe creduto che fosse stato Kabikov. E sicuramente voterà contro di lui, quindi voterò contro... Kabikov. Bene, Kabikov ha mangiato il cibo, ma Glent è un serio rivale. Quindi, chi dovrei scegliere? Bene, ragazzi, è ora di riassumere. Tutti i pezzi di carta sono qui, quindi il primo voto va per Glent. Chi ti ha votato, mi chiedo? Non lo so nemmeno. Quindi, 1 per Kabikov. Quindi, l'ultima voce... non per me! Viene eliminato Glent! Finalmente, ma che assurdità è? Glent viene eliminato! Perché non sono scomparso? Perché sicuramente il momento è più inaspettato. Si scopre che domani non saremo in grado di votare l'uno contro l'altro perché sarà uno contro uno. Quindi questa non sarà una competizione per la vita ma per la morte. Non hai nessuna chance. Kabikov, dormo in una tenda così non ti vedo. Ok, giochiamo in modo equo. Bene, gelati lì, io rimango vicino al fuoco. Lo terrò bene d'occhio. Vladone!
Un nuovo giorno e di nuovo tu! Ma come, non vuoi ancora tornare a casa a vedere come crescono gli iscritti al canale, i like, come scrivono i commenti? Ma sai, non proprio ancora, perché sono fiducioso nei follower e loro fanno tutto, tutto, tutto! Ah! 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 Cos'era? Oh! È proprio qui! Che orrore! Ah! Ci sono ragni ovunque in questo momento! Sono su un'isola deserta con i ragni, con Kabikov e non ci si può inventare nulla di peggio! Dio dell'isola, beh, ora che tu faccia una sfida veloce! Per favore, siamo già stufi! Guarda, Dio ci ascolta! Puoi portarci un po' di iscritti? No, ragazzi, in realtà solo voi decidete se iscrivervi o no al canale. Nessun dio dell'isola non può influenzarvi. Quindi non dimenticate di controllare se siete iscritti. Il nostro compito è di ricordarvi che dovete iscrivervi. Ok, leggiamo la nota. Sono preoccupato. Un ragno gigante! Scherzo, scherzo, siediti. Sono rimasti due eroi su quest'isola! Ma solo uno è destinato a vincere! Cioè io? Io! C'è scritto? No, solo io! Bisogna vedere chi è il più veloce, il più agile, il più forte tra voi! Beh, sai, quando si tratta di $1000 posso vincere anch'io! Compito! Riempire la brocca più velocemente dell'avversario! Cosa riempire? Quale brocca? Che cos'è? Beh, sicuramente non quello! Ok, vediamo! Quindi c'è un tale palo così, con un tale cocco e c'è una brocca del genere! Chi riempie la brocca più velocemente? Forza, andiamo! Rovesci tu, rovescio io! Finito! Ma sì, ne ho ancora di più! Frittelle, perché non l'ho fatto subito? Ora sono solo sull'isola e ho preso $1000! Vabbè, ragazzi, guardate, in effetti ho battuto Kabikov, io ho più acqua, quindi si scopre che ho vinto! Ragazzi, immaginate, mi ha davvero buttato fuori dall'isola! È una specie di frittella, ma com'è possibile? Ragazzi, questo è il paradiso! Come sei finito qui? Proprio come voi! No, in realtà ti stavamo aspettando! Soprattutto io! Quanto vi si può aspettare qui? Beh, ragazzi, ho vinto io, visto che sono qui per ultimo, giusto? Allora? Eccoli, $1000 del vincente!